Buonasera. Ho ascoltato attentamente i relatori che mi hanno preceduto e provo a riportare l'uomo al centro. Provo a riportare l'uomo al centro perché tutto ciò di cui ho sentito e parleremo è cercare di crearci un futuro migliore, un futuro dove miglioriamo le efficienze, miglioriamo i livelli di sicurezza. Ma miglioriamo le efficienze e i livelli di sicurezza per migliorare la vita dell'uomo. E quindi più che parlare di e-motion, vorrei parlarvi anche di emotion. Perché se è vero che sarà possibile guardare dentro un frigorifero e quindi capire se manca qualcosa in un frigorifero, è pur vero che mi piacerebbe poter guardare dentro nel frigorifero che era vuoto e poi magari vederlo pieno, e poter ringraziare chi mi ha riempito il frigorifero. E mi piacerebbe che potessi ringraziare una persona, e quindi esprimere le mie di emotion. Se è vero che mi piacerebbe poter essere aiutato nel guidare la mia macchina da un robot, perché è sicuramente più sicuro, più efficiente della guida di un umano, è altrettanto vero che non vorrei che un giorno fosse un robot che mi dà una carezza o un robot che mi dà un bacio. Questo non lo voglio. E penso che se chiedessi a ognuno di voi se vuole che il progresso sia in funzione dell'uomo e non più l'uomo che diventa quasi un funzionario del progresso, penso che la stragrande maggioranza di voi continui a pensare che il bacio lo vuole dalla sua amata o dal suo amato e il vostro figlio la carezza la vuole da voi e non da un robot. Per creare un futuro dove l'uomo trova il centro, di sicuro bisogna muoversi e non solo stare seduti ad aspettare che qualcuno lo cambi per noi. Ci hanno detto che un giorno arriverà qualcuno che cambierà il mondo. Io non so se gli stiamo facendo venire in voglia di tornare e cambiarcelo o se dobbiamo tirarci sulle maniche e cambiarcelo noi. E quindi diventare noi i protagonisti del proprio futuro. Perché? Se è vero che la robotica, se è vero che qualsiasi device ci hanno cambiato e di molto, e solitamente in meglio la nostra vita. Anch'io ho uno smartphone di ultima generazione, anch'io vado in macchina, anch'io mi sposto con tutti i mezzi meccanici che l'uomo ha inventato. Mi sono accorto nel mondo che ho scelto io di vivere è che tutto questo funziona oggi, se la batteria funziona e se c'ho ancora batteria, se c'ho ancora benzina, se c'è ancora luce. E se qualcuno di questi alimenti di questo futuro smette, di colpo tutto ritorna nelle nostre mani. Mani che non dobbiamo prendere e assumerci il rischio di perderne l'utilizzo. L'uomo ritorna al centro. L'uomo deve tornare ad arrangiarsi. E questa è un'arte che non dobbiamo perdere pensando e guardando solo al futuro. Io faccio un lavoro che molti penseranno sia stupido. Scalo le montagne. Scalare una montagna non cambia la storia del pianeta come può cambiarla magari la scoperta di una cura o di una medicina. Però tutti quelli che nel passato, nel presente e nel futuro hanno cambiato la storia del pianeta si sono messi in cammino, non mossi da una passione, ma prima ancora mossi da un sogno. E quindi essere appassionati, dannatamente appassionati del proprio sogno. Io ho portato un video, brevissimo, che direi che possiamo vedere e mandare adesso. Questi sono due uomini spogliati di tutta la tecnologia, che si muovono a piedi alle quote di volo di un jumbo. Qui siamo solo a 7200 metri, 56 gradi sotto zero.
Qui nessuno parla, qui nessuno guarda uno smartphone, qui nessuno è seduto di fronte alla console di un qualsiasi mezzo meccanico. Qui l'unica benzina che si ha è la tua. E quello che si sta facendo è cercare di raggiungere, dopo oltre 3 decenni di tentativi, la montagna più grande del pianeta in pieno inverno. Vedete, qui nessuno parla, sapete perché? Perché non si ha neppure la forza di parlare, non si hanno le energie per farlo. E qui l'intesa è a gesti. Qui ci stiamo attrezzando l'ultimo campo, a 7200 metri, per prepararci a quella che il giorno successivo diventerà la prima salita della storia di un uomo sulla vetta del Nanga Parbat a 8125 metri. Qui che ottimizza il tuo sforzo non è un computer, ma è la tua capacità interiore di conoscerti ed è anche la capacità di riconoscere qual è l'obiettivo, qual è il traguardo. Non penserete che il traguardo sia la vetta. La vetta è esattamente metà del percorso che devi percorrere e quindi devi sapere, in queste condizioni, con un quarto dell'ossigeno rispetto a quello che stiamo respirando noi adesso, qual è il limite con cui tu ti puoi spingere in alto, senza ossigeno, a quelle temperature e avere ancora le capacità, sempre tu a piedi, di poter ritornare al campo base, che è invece il vero obiettivo. Il vero traguardo. Ebbene, questo è un modo lento di spostarsi ed un modo antico di spostarsi. Lo stesso modo con cui i grandi esploratori del passato hanno esplorato, hanno scoperto, hanno visitato tutti gli angoli remoti del pianeta. Molti di questi addirittura non hanno fatto spostamenti, movimenti, motion, con il proprio corpo, con una manifestazione muscolare. L'hanno fatto con la mente. Mi viene in mente anche Leonardo da Vinci. Qui fuori ho visto che c'è un paracadute attaccato al soffitto. Ebbene, pensate che quel paracadute, come un elicottero, come tante altre invenzioni, Leonardo da Vinci le pensò quasi 500 anni fa, quando non c'era nessun tipo di tecnologia, ma l'uomo e la mente erano al centro e c'era questa capacità visionaria di pensare qualcosa che non fosse neppure nell'immaginario collettivo. Il mio modo di spostarmi è stato, ed è ancora oggi, principalmente in questo modo. Ho fatto circa 55 spedizioni. Mi è piaciuto vedere la fotografia della vetta dell'Everest nel primo intervento. In cima all'Everest ci sono stato 4 volte. E la fortuna di un cosmonauta di vedere la linea dell'orizzonte così curva, io non l'ho avuta, ma vi posso dire che sulla cima dell'Everest ho visto la curva dell'orizzonte, ho visto il pianeta e ho portato a casa non tanto un successo, ma la stessa identica sensibilità che ho sentito nelle parole del primo relatore, dove è tornato non con una sensazione di onnipotenza o di grandezza, ma di emotion, di una grande emozione che si chiama amore per ciò che ha visto da lontano, dal quale si era allontanato consapevolmente e dal quale è tornato cambiato da quel viaggio. Ebbene, noi qui parliamo di tecnologie, parliamo di robotica, parliamo di un futuro che vogliamo e dobbiamo cambiare. Però mi piacerebbe che noi lo cambiassimo sempre ricordandoci che tutto ciò che inventiamo, tutto ciò che concepiamo, non deve mirare solo a un progresso fine a se stesso, ma un progresso che non solo ci migliori la vita, ma un percorso che ci riporti al centro, perché il progresso avrà avuto un senso di esistere se alla fine noi non saremo solo degli uomini progrediti, ma dagli uomini progrediti che saranno ancora felici. Grazie. Bravo.